Salve a tutti, io sono Drone Gamer e benvenuti al penultimo episodio di Portal 2. Oggi ci aspetta una corsa contro il tempo prima che la struttura esploda, ma quel pirla di Wheatley ha bisogno di farci fare qualche test. Preparatevi ad essere profondamente traumatizzati dalla sua imbecillità. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Pian pianino stiamo effettivamente risalendo, abbiamo affrontato tutte le sale di test della Aperture dagli anni 50 e 80, abbiamo scoperto molto sul passato della Aperture, il destino di Cave Johnson, chi fosse Caroline, che rapporto ha con GLaDOS. Il problema è che ci dobbiamo dare una mossa, dobbiamo raggiungere Wheatley prima che sia troppo tardi. C'è giusto una gigantesca porta del Vault che ci sbarra la strada, è praticamente una corsa contro il tempo, perché GLaDOS ci ha detto che il reattore della struttura sta per esplodere. Chiaramente Wheatley non sa cosa sta facendo, ma vabbè dettagli. Allora, c'è una passerella là sopra, se notate bene, c'è una stanza per il controllo delle pompe. Probabilmente dobbiamo collegare i tubi che portano sui tre gel alla parte superiore della struttura. Ok, allora, se apriamo un altro portale direttamente qua sotto dovremmo arrivare alla passerella. Ottimo. Allora, siamo vicini, secondo me ci basta aprire un portale lassù, bello alto, perfetto. E un altro portale direttamente qua sotto e ci siamo arrivati. Dimmi, dimmi. Ok, è riferito ai paradossi? Utilizzando i paradossi? Probabilmente gli causiamo un cortocircuito perché non è in grado di risolverli, quindi basta dire questa frase è falsa. Oh mio Dio, forse abbiamo la soluzione. È che Wheatley è un povero pirla, ma vabbè dettagli. Ok, dimmi che ho fatto la cosa giusta. Sembra che la porta del Vault si stia aprendo, considerando che ieri ho giocato a Fallout, voglio dire, mi sembra effettivamente la frase giusta. Oh, ed ecco che i tubi si stanno ricollegando. Ok, che vuol dire che adesso il gel raggiungerà anche le sale del futuro, beh, del nostro attuale presente, ma vabbè dettagli. Il problema è che ancora non so effettivamente come salire. Oh, ed ecco l'ascensore che scende. Perfetto. E guarda, guarda questo ascensore, dall'aspetto decisamente molto poco sicuro, dovrebbe riportarci decisamente alla zona superiore dei test. Sì, abbiamo tipo 3 km di profondità da risalire, ma vabbè. Ah, giusto, anche lei effettivamente può subire l'effetto dei paradossi. Ed eccoci arrivati. Perfetto, mi aspettavo di risalire molto di più. Aspetta, cos'è sta roba? Cioè, fatemi capire bene. Tutta la parte superiore dell'Aperture è mantenuta in sospensione da questa specie di molle. Com'è possibile che sta struttura esista? Cioè, soprattutto quanti soldi aveva investito Cave Johnson? Sì, in effetti. Ascensore, ciao! Non ci credo mai nella vita, l'ascensore arriva fin qua. Il che vuol dire che effettivamente possiamo risalire in superficie. Wheatley, sono a casa! Capitolo 8, voglia matta. I monitor non stanno funzionando, tuttavia. Buongiorno, c'è nessuno? For God's sake, your boxes with legs. Cosa? It's literally your only purpose. Walking onto buttons. Cosa ha creato? Ma mi prendi in giro? Warmer? Warmer? Ah, devono arrivare al pulsante in modo tale da aprire la porta. Quindi la sua idea è creare delle scatole con le gambe unendole alle torrette in modo tale che risolvessero loro i test. Wheatley, sei proprio un cretino? Ok, vediamo un po' come raggiungerlo. Possiamo aprire un portale qui e un portale qua. Perfetto, piano. Ok, siamo sulla parte esterna dei test, ma ancora non possiamo raggiungerlo. Ok, dimmi che ci stiamo avvicinando. Sembra la sala d'entrata dei test. Sì, 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 sì. Possiamo entrare e risolverlo noi stessi. Ciao, Ciccio, dove sei? Ah, se n'è andato perché si è offeso. Allora, ragazzi, vi faccio vedere io come funziona. Prendete un cubo e lo mettete sul pulsante. Ma no, ma così l'hai bloccato. Ciao, Wheatley. True. Non ha funzionato! I'll be honest, I might have heard that one before though. Sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back in my body. False. No, era una domanda. Evacuate the facility immediately. I thought I fixed that. Warning. Reactor core is at critical. No, no, ma non basta spegnere il messaggio. Seriously, it turns out I'm a little bit short on test subjects right now, so this works out perfect. No, 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 ti sei scemo, io non torno a far test. Oh no.
Whitley, ne possiamo parlare da persone civili? Voglio dire, chiaramente stai facendo una boiata dopo l'altra. Guardale, voglio dire, sono anche senzienti, stanno soffrendo ste povere torrette. Ok, ok, dobbiamo trovare un altro modo per fregarlo, dannazione. Non ho idea di cosa è like in questo corpo. Devo testare tutto il tempo, o get this itch. Oh, you ecco know, perché GLaDOS voleva far sempre test. Oh, but I tell you, when I do test... Oh, man alive, nothing feels better. It's just... I've got to test. So, you're gonna test, and I'm gonna watch. And everything is gonna be just... Non dirlo, non si dice mai. Sì, siamo davvero tanto nei guai, dannazione. Guarda come ha scritto test. Potevi metterci dell'acido, voglio dire, eh. Scusa, ma se premo il pulsante il coso cade sul bottone e via. Ma era la stanza più stupida della vita. Oh, well done. Tutto qua? Ok, lui è contento, io sono contento. Andiamo, ce n'è tanti, saluti. Sì, 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 se sono tutte così siamo a posto. No, no. Oh no. Oh no. Quindi adesso invece che avere nuovi test devo continuare a risolvere sempre lo stesso. Ma mi prendi in giro? Davvero? No, dai, Whitley, non possiamo andare avanti così. Ok, new tests, new tests. Sì, grazie, dammi qualcosa di nuovo, per favore. Oh, here we go. Peraltro, Whitley, non per dire, ma molte sale di test sembrano un pochettino incomplete. Ti dovresti dar da fare, ma vabbè, dettagli. Ok, ok, dovrebbe essere praticamente fatta, ti prego. No, decisamente, GLaDOS. Di quello neanche mi preoccupavo, GLaDOS. Siamo sicuri? Perché qua parla di evacuare. Ma vabbè, dettagli, voglio dire. Sta per esplodere un cavolo di reattore nucleare. Cosa potrebbe mai andare storto? Sì, in effetti. Ha rubato le sale dei test. Non ci credo mai nella vita. Allora, un pulsante là sopra, che vuol dire che dobbiamo trovare un cubo da spararci tramite questa struttura, che se ci entrate, ole, potete vedere che ci spinge verso l'alto. Allora, lassù abbiamo una torretta cubo che fa il caso nostro. Apriamo un portale lì e un portale dall'altra parte, ole, in modo tale da arrivare tranquillamente qua sopra, perfetto. Ora, prima di recuperarla, apriamo un portale nella zona con i quadrettini lì sotto. Recuperiamo adesso il cubo torretta e lo rilasciamo lì dentro. Se ho fatto tutto correttamente, dovrebbe andare a sbattere contro l'interruttore che si trova esattamente lì sotto, in teoria, aprendoci la porta. Yay! Well done. Seriously, both of you. No, e GLaDOS non ha fatto niente? Ho fatto tutto io, santo cielo. Perfetto! Grazie GLaDOS, è un piacere averti come aiutante. Peraltro ha cancellato la scritta degli Aperture Laboratoire e l'ha sostituita con quelli di Whitley. Ma dammi una manina veloce veloce, un suggerimento, un aiutino. Of smaller tests. I found. Jammed them all together. Buttons, got funnels, bottomless pits. Sì, vedo tante robe buttate là, in effetti. Ciccio, manca il fondo della sala, non per dire, vedo le altre sale dei test. Ma parca di quelli per porca. Allora, dobbiamo chiaramente cadere qua sotto come prima cosa. Madonna, mi sto cacando tantissimo. Apriamo un portale qui e un altro là sopra. Perfetto, ok, ora aprimene un altro qui. Sto facendo la cosa giusta? Chiaramente no. Ah, sì, 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 è giusto, è giusto, è giusto. Wow! Ah, non può darmi la soluzione? Non ci credo! No, ma dammi ancora una mano. Prenditi la scossa un altro po', santo cielo. Ora ho capito perché non poteva darci la soluzione. Si piglia la 2.20. Allora, intanto siamo arrivati qua sopra. Se premo il pulsante, il cubo cade e precipita. Oh beh, la soluzione è abbastanza semplice. Apriamo lo stesso portale che ci ha portato qua su. Facciamo cadere il cubo lì. Perfetto. Ora vediamo di portarlo direttamente verso di noi. No, aspetta, io non volevo finire all'interno. Signore, lei venga qui.
apriamo il portale qua sotto e facciamo in modo che il cubo torretta mi vada ad attivare il pulsante. Well done. Oddio. Che bastarda. In effetti sì. Oh, non so se è una buona notizia o una cattiva. Che succede? Oh, Whitley. Whitley, piano. Non puoi unire due stanze l'une con le altre. Oh, no, 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 Whitley. Porco cane. Ma sei pazzo. Ah. There we go. Io ero preoccupato di GLaDOS, ma devo dire che Whitley è ancora più fuori di testa. Guarda che roba ciccio, manca ancora una volta al fondale. Ok, speriamo che questa stanza abbia una soluzione. Allora, dobbiamo chiaramente sparare un cubo là in modo tale che mi apra la porta d'uscita. Il problema è che lo dobbiamo recuperare. Allora, ovviamente dovremo ancora utilizzare questi specie di tunnel gravitazionali. Lì viene sparato un cubo, quindi... Oh, credo di aver capito. Allora, mettiamo questo qua in modo tale da arrivare dall'altra parte. Ribadisco, se fossimo in VR avrei già vomitato 26 volte. Ok, usciamo e da qui possiamo chiaramente far cadere il cubo. Il problema è che poi precipita nel buco. Proviamo ad aprire un portale lì. Vediamo se riesco a prendere il cubo al volo. Scusa, ciccio! Non ho il senso della profondità, porta pazienza. Ok, questa volta è andata decisamente meglio. Ma come, come faccio a recuperarlo? Ah no, aspetta, se apro un portale lì, perfetto, tu vieni con me. Ti farò morire di brutto perché... Allora, ora possiamo andare dall'altra parte, ma poi precipiteremo. Allora, resta lì, no, non andate in giro voi due. No, ho detto non andate in giro. Allora, aspetta, aprimi un portale, il più lontano possibile. Dimmi che non ho fatto una boiata, dimmi che non ho fatto una boiata. Ok, l'ho fatta giusta. L'ho fatta giusta contro ogni aspettativa. Perfetto. Ora non mi resta che aprire un portale lassù. Ottimo. E devo spararti dentro il codo, vai. Come ti sparo lassù? Potrebbe essere un problemone. Oppure no, credo di aver capito. Allora, aprimi il portale qui. Perfetto, in modo tale che saliamo verso l'alto. Poi io non devo fare altro che cadere da quest'altra parte. Ottimo. E spariamo il portale direttamente lì. Così facendo, quando passiamo attraverso il secondo portale, tu raggiungi l'interruttore e io raggiungo la via d'uscita. Yay! Ok, ci ho messo un attimino ma l'ho risolta. Come deludente. Ma guarda che era difficile sta stanza, perché di quelli per porca. Che succede? Ho la vaga impressione che lui non provi più soddisfazione dal vedermi risolvere i test. Sì, ma scusa, questo potrebbe dire che per provare un attimino più di emozione potrebbe cominciare a creare delle stanze iper pericolose. Oh no. So that last test was seriously disappointing. No, era carino, era fatto bene. So let's try her way, all right? Fatty. Cosa? Fatty. Ma fatty fatty no parents. Perché mi stai insultando? What exactly is wrong with being adopted? What's wrong with being adopted? Lack of parents. You're adopted, and that's terrible. And also, nothing. But some of my best friends actually are orphans. Also, but she's not fat. Oh! Non mi ero accorto della torretta. Scusa, non ti insultiamo più. Ok, ok. Mi ha fatto prendere un colpo perché quelli per porca. GLaDOS, peraltro, da quando ho scoperto di essere un attimino imparentata con Caroline, sembra aver recuperato un po' di buon senso umano, ma vabbè dettagli. Allora, dobbiamo liberarci di quella maledetta torretta. E non credo sia un problema. Ciao, ciao, torretta. Oh, adesso non sei più così pericolosa, eh. Beh, ma mi può sparare? In teoria no. Quindi se io sposto il portale, te ci muori. Ah! La bastarda, mentre precipitava, è riuscita a spararmi. Guarda che roba! Whitley, ribadisco, queste sale di test potresti anche provare a completarle. Ma vabbè dettagli, c'è una passerella là sotto, non so se devo raggiungerla in effetti. Allora, come prima cosa possiamo salire su questo pulsante che... Oh! Inverte la polarità. Questa è una cosa che non mi dispiace, ci permetterebbe effettivamente di arrivare dall'altra parte. O ancora meglio, se io sparo un portale laggiù, perfetto, e ne inverto la polarità,
In teoria possiamo fare in modo che quel cavolo di cubo arrivi da noi. Perfetto, tu passa attraverso il portale. Ottimo, io ora sposto il portale verso di qui. Perfetto, e attendo che il cubo arrivi da me. Ciao ragazzi, che piacere rivedervi. Voi venite qua, io sposto il portale dall'altra parte. Voi invece statemi tranquilli sul cubo, non andate in giro. Ora invece dobbiamo raggiungere la via d'uscita. Il che vuol dire che ora devo spostare i ragazzi. Ragazzi, levatevi, molto gentili. Mettiamo un portale qua sotto e l'ho risolta correttamente. Ma come no? Ma l'ho risolto! È fatta! Oh no! Fingerà di essere intelligente tantissimo. Wheatley, che stai combinando? Oh, sorry. I didn't disturb you too much then. It was the sound of books. Pages being turned. Sei un robot, non devi leggere fisicamente i libri. Books. Ok, ti lasciamo stare che è meglio Wheatley, ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo ancora una volta il tunnel gravitazionale. Oddio, devo stare attento a non precipitare di sotto. Chiaramente lo dobbiamo aprire direttamente al centro in modo tale da farci risucchiare. Dobbiamo raggiungere quella zona laggiù. Quindi se io adesso apro un portale blu, dovrei passare attraverso e arrivare da quest'altra parte. Ora, se io premo questo interruttore... Ah sì, c'è un distributore di cubi là. Oh, perfetto, aspetta, ho capito. Devo fare la stessa cosa che ho fatto fino adesso. Quindi richiediamo... un nuovo cubo, perfetto, bravo Ciccio. Quando sei lì ce lo facciamo sparare da quest'altra parte e... ah già, non è un cubo, è un cubo torretta. Ragazzi, statemi fermi sull'interruttore. Era facile in effetti, Ciccio, eh. Mi dispiace, ma l'hai fatta più facile del solito. Ma non funziona così. In effetti, dato che GLaDOS è basato su Caroline e Caroline era fedele a Cave Johnson, voglio dire, lei l'ha sempre fatto per assecondare i bisogni scientifici del suo padrone. Stiamo cominciando ad avere le schermate blu di Windows. Avviso, il nucleo si sta per sciogliere. Decisamente non è una cosa buona. Decisamente non è proprio per niente una cosa buona. Non credo sia la soluzione. Cioè, in realtà noi non ci stiamo muovendo. Gli sviluppatori sono furbi, hanno fatto semplicemente muovere il soffitto. Ma vabbè, voglio dire, sono cose che funzionano. Oh oh, vedo un bel po' di là. Ah! Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Ok, è stato un piacere rincontrarvi. Facciamo che torno di sopra. E tanti saluti. Allora, abbiamo un distributore di cubi. Questo che mi butta sopra. Ma ah, aspetta. Scusa! Scusa, non volevo farlo. Non l'ho fatto per quello. In verità non volevo neanche farlo, Ciccio, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo trovare un modo per bloccarci lassù. Ok, qua vedo le torrette. In teoria se apriamo... oh, un portale così, forse arrivo. Boink, alla passerella. Perfetto, la via d'uscita è qui. E probabilmente avremo bisogno di un cubo torretta da mettere laggiù. Ma non può passare ovviamente attraverso quella griglia. Allora, come la risolviamo? Beh, prima di tutto dobbiamo richiedere il suddetto cubo torretta. Ok, wow! Questo potrebbe essere un problema. Allora, vediamo di aprire un portale lì, sperando di riuscire a bloccarlo. Dimmi che ho preso il primo colpo. Ma risposta è proprio no. The Long Gamer, tu e la mira. Tentativo numero 2 e... oh, no. È caduto anche sopra. Tutto calcolato, ragazzi, tutto calcolato. Aspetta un secondo, però se andiamo sotto potrebbe essere un bel problemone perché le torrette ci spareranno. Allora, una cosa per volta, riapriamo ovviamente questo là sopra, perfetto, saltiamo Boink, così possiamo tranquillamente avere il cubo. Credo che la soluzione migliore ora sia aprire un portale là, in modo tale che le torrette non ci possano sparare. Dimmi che non l'ho ciccata, la risposta è olè, ok, sono protetto. State buone ragazze, non vi triggerate male. Sì. Ma perché mi devi insultare? No, se che sei un cretino, ecco cosa che non riesci a capire, dannazione. Ma vada, cosa l'hai capito? Oh oh.
Le esplosioni non sono una cosa buona, ora me lo segno. Wheatley! I'm gonna tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am gonna need you to solve these 10 times as fast. Ma anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, alright? I don't wanna spoil the ending for when I watch it later. Ok, va bene. Le esplosioni, Wheatley, però non so se ti sei accorto. Perché sta facendo passare peraltro i tubi all'interno della stanza? Wheatley, sei un cretino di dimensioni bibliche. Allora, abbiamo un cubo torretta lassù da recuperare, quindi ci dobbiamo sparare là in qualche modo. Allora, via d'uscita e là sopra. Il problema è che ci sono due ascensori. Oh, questa sarà molto più complicata del solito. Abbiamo anche un raggio laser per non farci mancare nulla. Allora, come prima cosa apriamo un portale lì e un portale qua, in modo tale da farmi spingere verso l'alto. Peraltro una delle torrette andrà ovviamente qui, in modo tale da premere quel pulsante che presumo abbasserà infatti uno degli ascensori. Ora attiviamo un portale lì, olè, così che possiamo raggiungere perfetto il primo cubo torretta, che in teoria possiamo utilizzare per bloccare questo raggio laser. Che succede quando lo faccio? Oh, si spegne questo. Ora ci posso passare attraverso. Aspetta un secondo. Questa è cosa buona e tanto giusta. Lasciamo un portale giallo lì e un portale blu da quest'altra parte. Se io ora salto su questa piattaforma rimbalzante, ok, vedete che possiamo raggiungere tranquillamente l'altro cubo. Ce lo possiamo anche portare indietro, ok. E noto adesso che uno dei due cubi è quello che peraltro ha gli specchi. Allora, possiamo vedere casomai di spararlo lì disattivando temporaneamente questo. Allora, vediamo di tornare sopra, perché dobbiamo fare in modo che quel raggio laser mi arrivi da quest'altra parte, un po' meglio magari, perfetto, ed è così che abbassiamo il primo ascensore. Ok, allora, credo di aver capito, ora facciamo in modo che questo si trovi qua sopra, perché dovrò fare una serie di azioni dopo l'altra. Ora salgo sopra il primo ascensore, disattiviamo la griglia laser, così saliamo fin qua sopra, perfetto. Ciccio, non andarmi in giro, tu non devi andarmi assolutamente in giro. Ora spostami quel cavolo di cubo, perfetto, questo va qui e questo va qua. Oh, ce l'ho fatta, e così facendo dovremmo riuscire ad abbassare il secondo ascensore. Ottimo, ora ci passo sopra, disattiviamo il portale. Yay! Ah, scusa, mi sono dimenticato. E ci ero impegnato a risolvere il puzzle. È un mondo difficile, porta pazienza anche tu. Ok, ribadisco, non è una buona notizia. GLaDOS, mi sto già cacando sotto di mio. Porca di quelli per porca, porta pazienza. Buono dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo e ultimo episodio cercheremo di salvare la Aperture prima che sia troppo tardi. Dovremmo fermare Wheatley e ci sarà una boss battle davvero incredibile. Nei commenti fatemi vedere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace nella serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!